Perfetto. Vediamo un po' com'è. Oddio, che typing! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 16° episodio della Crazy Locca Pokémon Nero 2. Signori miei, nello scorso episodio siamo andati verso la Torre Cielo, perdendo purtroppo nel percorso il buon New 3DS XL. Per sostituirlo, signori miei, ho scelto per il momento Glameow. Perché dico per il momento? Perché, signori miei, ora, prima di iniziare l'episodio, lo andremo ad evolvere. Vi invito quindi fin da subito a lasciare un bel mi piace per sostenere Glameow in questo difficile trapasso dall'essere un gatto all'essere non si sa cosa, qualcos'altro. E nulla dire di non perdere tempo e di andare subitissimo ad evolverlo. Nel frattempo mi scuso se nello scorso episodio ho fatto qualche errore di editing. Ad esempio ho messo l'intro di Light Platinum per sbaglio. E poi se non sbaglio ho sbagliato anche a scrivere la DDG, scusate il gioco di parole. E quindi nulla, vedrò di evitare queste cose qua perché so che poi danno fastidio a me negli altri video. Figuriamoci a voi. Quindi mi scuso. E nulla, eccoci qua, siamo contro Kangaskhan. Comunque vi invito fin da subito, cioè fin da subito no perché non lo sapete, ma appena uscirà il Pokémon dal quale si evolverà Glameow, nel caso fosse un Pokémon a forma evolutiva finale, vi invito a dargli subito, a darmi subito a me dei consigli per il suo soprannome. E nulla, nel frattempo questo Kangaskhan simpatico che è scomparso dal VGC, quindi deve scomparire anche da questo gioco, muori gentilmente. E nulla, signori. Le dispiacerebbe schia... Perché io devo sclerare anche nell'allenamento di un Pokémon? Alla buon'ora, grazie. Dicevo, siccome ho tantissimi Pokémon da evolvere, ve ne farò vedere uno a episodio. Quindi, prima del prossimo episodio, evolveremo un Pokémon e così anche per il prossimo e quello ancora dopo. Ne abbiamo 6, se non sbaglio, da evolvere, ma signori miei, attenzione, perché questo sarà il nostro sesto membro del team. Tra l'altro sto registrando di sera. Cos'è? Oddio, Togetic. Cioè, non è male, però ho bisogno di una pietralbore per evolverlo e non saprei dove trovarla. Per nulla. Allora, fermi, fatemelo vedere. Ovviamente entra in team perché è comunque di livello alto. Tipo lotta, minchia, ma che sfiga di merda che c'ho io. Oh! Oh! Che attacco speciale hai? Cioè, poi vabbè, non hai mosse speciali, gliene insegno subito qualcuna, ma... Ok, questo qua non ha delle pessime statistiche, effettivamente. Non ha delle pessime statistiche. Datemi una mossa speciale da insegnargli. No, non lega tutto, possibilmente. Meteor Pugno e... No, vorrei una mossa proprio che mi dia certezze, proprio. Cioè, no, Solarraggio mi dà tutto meno... Roccio... No, ma Roccio Tomba no, ma... che schifo di vita. Surf, ad esempio, la puoi imparare? No, ma giusto per dirne una. Oh, perfetto, ma che bellezza. Almeno trovo anche il Pokémon per surf. E gli levo, direi, Pistolacqua, che tanto, raga, cioè, obiettivamente, se ho surf non utilizzo Pistolacqua. Bene, signori miei, direi che possiamo finalmente andare a battere la palestra. E nulla, vi ripeto, nel caso non l'abbiate capito, che... Oh, qua c'è uno strumento, però, che non avevo visto. MT-63 che con funesto vento. Interessante, interessante. Vi ripeto che all'inizio di ogni episodio, da qui fino a... dipende quando finiranno i Pokémon, potrebbero essere 6 episodi, ma metti caso che ne troviamo altri, potrebbe andare avanti la cosa. All'inizio di ogni episodio evolverò un Pokémon. Quindi qua abbiamo Togetic, che però toglierei per ora perché è di livello alto, e metterei davanti... Ah, caspita, mi sono dimenticato che Trotto ha subito dei danni, vabbè, ma gli do un'iperpozione, which is the problema. Which is the problema? Se solo avessi le iperpozioni, ok, ne ho 20, dovrebbero bastare in teoria. Comunque in questo episodio penso che andremo a battere solo la palestra, perché poi non abbiamo tempo di fare altro. No, e tra l'altro questa palestra qua, cioè, in realtà l'abbiamo già vista nello scorso episodio, quindi con l'allenatore l'abbiamo già battuto. E ve l'ho già fatto il discorso su questa palestra, ossia che la odio praticamente, cioè, proprio non la sopporto. No, ecco, guarda te, mannaggia a quella... Cristo Dio. Ok, perfetto, allora, torniamo qua. E però questo è un attimo un vicolo cieco, cioè ho sbagliato qualcosa evidentemente. Allora, fermi, ok, di qua. Qua. Ok, perfetto. È tipo un parkour, una specie di parkour.
Ok, quell'allenatore lì mi sa tanto che lo devo sfidare. E tra l'altro, cioè, spero che i livelli siano bassini e soprattutto spero che il randomizzatore ci porti fortuna perché abbiamo visto che nello scorso episodio comunque i livelli della palestra sono molto alti. E quindi, cioè, sinceramente non vorrei prenderlo in quel posto. Armaldo livello altissimo, di certo, 37. Allora, abbiamo Trottola che sta per salire al 38, tra l'altro, e direi di andare di... Dai, però, la rom di merda. Oh, picchiaduro, cattivo così. Scaccia bruma che toglie la nebbia, che vabbè, non serve a niente perché non c'è la nebbia, sai com'è? Signori miei, questo è Trottola. Parliamone, parliamone. Quanto è forte Trottola, signori miei. Vabbè che devo smettere di gufare perché nello scorso episodio continuavo a dire, sì, Mazzulegno di New 3DSXL è fortissimo, poi mi è morto. Già. E tra l'altro, visto anche che avete apprezzato la mia idea di se troviamo merda per caso in giro per la regione, insomma, di metro in squadra, guarda te che siete stronzi, o proprio vento di merda, io lo stronzo, quel divino. Ok, perfetto, no, non è una bestemmia, signori miei. Concedetemi almeno di insultare gli dei dell'antica Grecia, gentilmente. Ok, no, ho sbagliato tutto! E allora, l'ho preso in culo sostanzialmente due volte perché praticamente questo qua mi sfida. No, però c'è l'elica, quindi in teoria dovrebbe essere tutto. Puoi velocizzare la situa, grazie. Ok. Avete tutti un Pokémon. Luminion, madonna, raga, voi non lo sapete con Luminion. Il tempo per trovarlo nel Pokédex di Sinnoh. Cioè, mi mancava solo lui. Avevo pure quel Pokémon. Drifloon avevo. Drifloon, che era introvabile perché si trovava solo il venerdì all'impianto Turbine, se non sbaglio. O Turbine, come si voglia. Cosa ha fatto? Ah, Desiderio, ciao, Mori. Oh, e mi mancava Luminion per finire il fottuto Pokédex. Cioè, rendetevi conto, uno che c'ha il Pokémon più raro e non trovava Luminion. Allora, guarda se siete stronzi. Poi quello lì è infame perché... No, cosa? Allora, fermi, tanto questo qua mi deve affrontare, era scontato. Destra, libera, sinistra, libera, la sfida è pronta per il... Pollo. No, non... Cioè, non ho capito proprio, cioè... Io Toby, aiutami tu a capire. Questo è per chi la coglie. Getta guscio. Allora, il concept è che deve morire subito. Tra l'altro oggi, raga, non ho l'acqua e c'ho già sete, quindi potete immaginare. Ok, la velocità io l'ho ributtata giù, però, raga, sto coso qua comincia a farmi paura. Ok, no, per fortuna reggo. Calcio rullo. Sì! Ok, perfetto. Mi stava preoccupando questo Gardevoir. Mi stava davvero preoccupando, livello 20 e ciao, livello 38 per Adamo Buono. E adesso mettiamo la pippa contro Togetic, che adesso sappiamo, caso vuole, che sappiamo che è di tipo lotta e io giustamente non ho mosse che possono farti male. La vita è proprio bella a volte, sapete? Allora, volo, non gli ho fatto niente, vendetta mi aprirà il culo, me lo sento. Ok, ferito da Bitorzo l'elmo, però in teoria, cioè, non dovremmo avere particolari problemi. Comando urto... Ah già te stronzo, ti deposito subito. Te e la tua famiglia, tutti nei gulag vi mando. Io reggo qua, ok, perfetto. No, fermi, fermi. Oh, vabbè che adesso mi becco un'altra scarica di vento, però io ho bisogno di curarmi. Perché altrimenti sa... No, no. No, mannaggia. Ok, perfetto. Sono spastico, non so usare il velocizzatore. Allora, becchiamoci sta folata di vento infame, proteggiamoci e olè, perfetto, proseguiamo. Eh sì, certo, qua non ci arrivo neanche per sbaglio. Io, mannaggia a te. Guarda che... Ok, no, però vado a sbattere lì. Questo è buono. No, ok, devo tornare qua. Ok, però ci stiamo per arrivare dalla capo palestra. E questo è un lato positivo. Spero, più che altro. Allora, ok, perfetto. Forse ci siamo. Non vorrei dire una cavolata. Ma in teoria dovremmo... No, perché? Aspetta. No, oh! Ah, ok, dovrò fare il giro probabilmente. Ok, perfetto, mi ero scordato questo particolare. Se riesci a sconfiggermi non ci rimarrà. Non ti rimarrà che affrontare il capopalestra. Ma è ancora presto per cantare vittoria. Ti conviene mantenere la concentrazione? A voglia. Tutto per te, guarda. Tesoro. Allora, vediamo di aprirti. Schoolgirl, proprio. Venusaur, perfetto, proprio quello scarso volevo ammettere. No, livello 36, vai Adamo Buono, è il tuo momento. Dimostra al mondo che il tuo peccato originale non è così importante che sai redimerti. Perfetto. Perfetto, guarda, un fenomeno. Calcio basso. Copione, no, copione du par de balle. Allora, però fermi.
Se non ha avuto effetto la mia mossa di tipo psico, vuol dire che è di tipo buio. Ergo vuol dire che canto antico, ho sbagliato qualcosa. Sì, era canto antico che non aveva effetto, quindi è di tipo spettro. Quindi boh, non lo so, provo un calcio rullo. No. Tagliatemi le palle, non lo so, fate qualcosa. No, aspetta. Spero che vi siate resi conto di che tipo è questo Pokémon. Nel caso non ci foste arrivati, è di tipo spettro buio. Ora, non so se sapete cosa vuol dire il fatto che sia di spettro buio. Beh, io lo so, vuol dire che non ha debolezze sto coso. Non usare luce lunare, non usare luce lunare. C'è la mamma troia, ma proprio tanto, eh. Allora, fermi. Devo trovare una soluzione per shottare sto coso. E il bello è che, cioè, non... Lui è di quel tipo lì, non è che posso far tanto io. Guarda lo che fa. Ok, fa ira però. È stupido? Oh! Ok, perfetto. Alleluia, signori miei. Ce l'ho fatta. 2400 punti esperienza e poi... Madonna, che schifezza. Muori. Uno Swinub. Canto antico e dovresti morirci. Cioè, ci conto, figliolo. Ok, perfetto, livello 39 anche per Adamo Buono, signori miei. E possiamo adesso andare a battere la capo palestra. Però prima direi di mettere davanti Cynthia. Livello 38 anche lei. Dai. Ok, perfetto. Ok, no, perfetto, non ci sono più evidentemente. Bene così. Pronti per affrontare Anemone? Speriamo che non ci ammazzi di botte. E nulla. Ti stavo aspettando, sembri un allenatore forte, che non perde neanche contro il vento. Non vedo l'ora di sfidarti. Beh, che ne dici di divertirci un po'? Subito, Anemone, divertiamoci. Ti prendo a bot, Tia, evidentemente, questo è trainer Tia. Bug catcher, Ekans, ok, perfetto. Tra l'altro mi avete fatto notare, giustamente, uno di voi, che, cioè, gli allenatori sono randomizzati con bug catcher. Però, cioè, effettivamente i bug catcher in sto gioco, cioè, non ci sono proprio. Quindi, boh, cos'è successo al gioco? No, questa, ecco, ad esempio, retromarcia, probabilmente hai imparato da... cazzo è successo? No, dicevo, probabilmente avrei imparato a lottare da Camellia, perché quella tattica lì solo lei la faceva. Pugno e spine farà malissimo. No, sei uno stronzo di merda. Allora, Sharpedo... Venta argenteo, proviamo. Ok, perfetto. Pugno spine probabilmente avrà la precisione di 25. Super efficace, buono. Il cuore mi batte all'impazzata quando non leggo le frasi. Pugno spine. Oh, ok, perfetto. Allora, pugno spine non attaccherà mai, probabilmente. Io prego di boostarmi ogni tanto, ma so che non succederà mai. Pugno spine. Ecco, stavolta mi ha preso. Adesso mi sciotta, guardalo. Io stavo scherzando, eh. Stavo scherzando, non ero serio. Allora, un attimo. Perché, cioè, alla fin fine, potrebbe essere tipo volante, tipo. Però lui ha delle buone difese, quindi io... Potrei mandare Mewtwo, quello che è. Perché se fosse di tipo volante, comunque, lui è di tipo elettro, quindi dovrebbe reggere. Il punto è di psico? Ok, no, dovrei averci preso il tipo, perfetto. E quindi, iperzana diretto, cosa devo farti? Marchiatura, aia. Questo non mi piace. Non mi piace per nulla. Non mi piace per nulla. No, sei stronzo. Iperzana, ti prego, vai giù. Ok, perfetto. Perfetto, il primo è andato. Perché sì, Ekans in teoria è ancora lì. Allora, adesso ritiro subito Mewtwo. Wormadam. Ok. Siamo a 13 minuti. Allora, Trottola. Ora, Wormadam no, non penso di saperne il tipo, sinceramente. Non credo... No, infatti, non mi pare di averlo già incontrato. Proviamo un picchiaduro. Aia, dinami pugno. Tipo spettro. No, urcu giù da acceleratore. Ok. Qua rischia di diventare problematica la cosa. Proviamo una forza. Dinami pugno. Io ho paura di sto dinami pugno, raga, perché... Non so il tipo, poi... Quanto cazzo regge? Ok, no, il lato positivo è che c'è... Non ha attacco, vero? Ok, perfetto, questo è Shackle praticamente, raga. Ottimo. Però Trottola adesso ha un problema, ossia che è confuso. Lui continua a usare l'acceleratore, è infamissimo sto Pokémon, mannaggia a lui. Forza. Ora devo fare attenzione perché questo qua molto probabilmente io potrei anche fare lo stronzo.
e andare di ghigliottina. Perché tanto, raga, sta battaglia qui alla lunga l'avrei vinta comunque, perché questo qua non mi toglie nulla. Con ghigliottina risparmio del tempo e magari riusciamo anche a fare una cattura adesso, finito l'episodio. Manca Ekans però, manca Ekans e Trottola in teoria dovrebbe giustiziarlo. Tipo tirare il serpente. No, non è vero, non si tira il serpente, si tira il collo del gallo. Cosa dico? Picchiaduro, vediamo di andare giù. Questo è Trottola, signori miei. Questo è Trottola. È un dio, praticamente. Un fenomeno. Se l'allenatore è davvero formidabile, saranno almeno 2 anni che io e i miei Pokémon lottavamo sul serio con qualcuno. Siamo proprio felici. Tieni, è la medaglia della Lega Pokémon. Ma è solo una delle tante tappe del tuo percorso. Lo so, cara mia. E comunque il riferimento ancora una volta al fatto dei 2 anni sta a significare il nostro vecchio personaggio, quello di Pokémon Nero, che 2 anni fa, appunto, nel periodo che precedeva appunto la storia di Nero 2, ha comunque conquistato la Lega Pokémon. Ok, tutti i Pokémon obbediranno a livello lì e... Ossoraffi, che potrebbe essere interessante come mossa in teoria. Allora, adesso in teoria dovrebbe esserci la professoressa Ralia qua fuori che ci farà prendere il treno, l'aereo. E... vabbè, Ossoraffi può essere accettabile come mossa. E ci farà andare in una zona completamente nuova che non abbiamo mai visitato. Da adesso in Pokémon Nero 2 iniziano le cose davvero belle. Ok, perfetto, ecco qua Anemone. In teoria adesso dovrebbe arrivare anche Ralia. Bene, saliamo sull'aereo. Ma dove è finita Prof. Aralia? Wow, non me lo sarei mai aspettato. Ciao. Io in realtà ti odio. Ma, PS, noi non l'abbiamo mai incontrata la professoressa Aralia. È la prima volta che la troviamo. Infatti, ciao. Cioè, nel senso, oltre allo scorso episodio. Sarebbe bello se riuscissimo a fare delle ricerche altrettanto fruttuose anche sull'altro versante di questa montagna. Forza, sali con me sull'aereo. C'è qualcuno che vorresti... che vorrei farti incontrare a Bore Duopoli, ma per ora non possiamo passare attraverso il Monte Vite. Perciò, saltiamo sull'aereo e dirigiamoci a Poggiovento. Olè, perfetto. Allora, come vi dicevo, il Monte Vite in questo gioco farà parte del Dopolega. E ora che ci penso, io quel percorso lì son coglione perché per l'allenamento non l'ho utilizzato. Interessante, vabbè, lo utilizzerò in futuro comunque, raga, non c'è problema. E comunque adesso andiamo a Poggiovento, appunto, di cui nome, cioè non mi ricordavo assolutamente il nome della città. Ma l'aereo esattamente dov'è, scusatemi, cioè nel senso... Ah, aspetta, devo entrare qua dentro, giusto? E appunto, signori miei, andremo in questa zona completamente nuova della regione, con una zona vulcanica nella quale faremo subito una cattura. Ok. Vuoi salire sul mio aereo? Ovviamente, signora mia. Dai, Anemone, portaci a Poggiovento, per favore. No, 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 buttatela giù dall'aereo, vi prego. Io faccio un attentato, vado contro le torri gemelle piuttosto. Evviva. Bel, non vedevamo l'ora, te lo giuro, Cioè, eravamo proprio qua a aspettare che tu salissi. Scena bellissima, signori miei, questa qua dell'aereo. Una scena che la prima volta che la vidi dissi: oh, finalmente un aereo che parte nei giochi Pokémon, ci mancava. Ok, perfetto, l'aereo che ci uccide. Guardate che bella sta animazione, proprio bella bella. Primi accenni di 3D. E eccoci qua a Poggiovento, con un host spettacolare, tra l'altro, che non ricordavo. A questo punto penso di doverti proprio spiegare perché ti ho chiesto di venire qui. Evviva. Comor mi ha spiegato la situazione. Un gruppo di manigoldi che si fa chiamare Team Plasma sta cercando per la seconda volta di sfruttare i Pokémon leggendari per sottomettere la regione di Unima. Infatti devi sapere che nella regione di Unima ci sono 2 Pokémon drago leggendari, Zekrom e Reshiram. Ma 2 anni fa Zekrom e Reshiram hanno deciso di seguire gli allenatori che avevano riconosciuto come eroi. Per questo motivo dovrebbe essere fuori discussione che il Team Plasma riesca a mettere le mani sui Pokémon drago. Giusto, ma allora che intenzioni avranno? Difficile dirlo, Bell. I misteri che avvolgono Zekrom e Reshiram sono ancora tanti. Ecco perché vorrei parlare con il capopalestra di Bore Duopoli, Aristide, per saperne di più. Come capopalestra lui usa Pokémon di tipo drago. Se vi ho fatto venire qui è proprio per andare a Bore Duopoli e sentire se Aristide ha qualche idea. E se accadesse qualcosa vi chiederei di darmi una mano. Sì, ti do una mano, sono costretto. Grazie, ovviamente spero che avrete il meno possibile a che fare con il Team Plasma. Oh, guarda, qualcosa mi dice che invece sarò come al solito io quello che salverà la situazione. Ma proprio un sospetto vago, Ok, posso andarmene in giro, esplorare un pochino la città, signori miei? Perché obiettivamente questa città qua, raga, non la ricordo. Ed è spettacolare, secondo me, una delle migliori. Un po' in stile... guardate che cosa bella, cioè, gli alberi, parliamone, guardate che figata. È proprio bella questa città, con le case così. Me l'ero dimenticata, sinceramente. E non velocizzo neanche perché voglio ascoltare la host. Ma perché sto affrontando questo viaggio? Tu ricordi ancora chiaramente il motivo del tuo viaggio? Volevo fare le visual con questa serie, ovvio che me lo ricordo. Allora, esploriamo un po' le case, molto velocemente però, perché altrimenti l'episodio dura troppo. Già che vi ho portato
Oh, pugno scarica. Già che vi ho portato due episodi di fila di 32 minuti, tra l'altro mi dispiace un sacco perché l'episodio di martedì purtroppo è andato male. Ma è andato male, raga, per il motivo che vi ho spiegato nel video sfogo di mercoledì, ossia che in questo momento la gente ha paura di entrare su YouTube perché vede spoiler di Pokémon Sole e Luna. Ovviamente si parla degli appassionati di Pokémon, no? E quindi c'è meno gente che vede i video, cioè non sono stato l'unico YouTuber che ha subito un calo di visual. Cioè, fate già che ci sono i feed che fanno schifo. Cosa devo fare? Ah, interessante. Autodistruzione, raga, in una Nuzlocke è indispensabile. E dicevo, fate già che i feed fanno schifo. Poi ci aggiungete questo fattore e caspita, le visual crollano. Cioè, io alla fine non prendo soldi, quindi un po' me ne sbatto, no? Cioè, porto i video. Comunque vedo che chi vede i video comunque è attivo e la cosa mi fa piacere. Però mi dispiace perché non è giusto. Ora sto ragionando molto più a freddo rispetto al video sfogo, ovviamente. E non è giusta sta cosa qua, perché alla fine ci rimettiamo noi, ma ci rimettete anche voi. Ed è davvero una cosa brutta, secondo me. Comunque, signori miei, parlando di altro, siamo pronti per la cattura. Io chiudo gli occhi. Urku Giuda, io questo lo conosco. Questo lo conosco sicuro. No, non è vero. Tyrog, però non male. L'unico problema è che si evolverà al prossimo livello? O forse si evolve per amicizia questo, non ricordo. Noi proviamo a prenderlo, raga. Dopo, fuori parte, provo a vedere. Cioè, provo a farlo salire di qualche livello. Per vedere solo se... Anzi, no, che cosa dico? Basta che vado a cercare sulla wiki, brutto idiota di un creepy. No, però ci devi entrare, se no non andiamo d'accordo io e te. Botta. Ok, perfetto. Gli faccio un paio di botta, raga, e poi provo a lanciargli una maledettissima Mega Ball. Botta di nuovo. Tra l'altro, poi, qua, al monte... questa parte di regione non me la ricordo, non mi ricordo il nome del monte. Perché mi viene Monte Ostile, ma non è Monte Ostile, ma ci ha collegato. Perché in questo monte, se non sbaglio nel dopolega, si può catturare Itran, che in Pokémon Platino si poteva appunto catturare al Monte Ostile. Quindi sì, col Monte Ostile ci è collegato, però non è il Monte Ostile. Anzi, dopo controllo sulla mappa. Oh, ho preso Tyrog, perfetto. Vediamo un po' com'è. Oddio, che typing! Fuoco erba! Che typing! Fuoco erba, fatemi ci pensare, fuoco erba. È proprio un bel typing, raga, eh. Allora, il volante è super efficace, l'acqua perde l'efficacia, la terra perde l'efficacia, il coleottero perde l'efficacia. Peccato che lo va a perdere con l'evoluzione come typing, ma cioè, come, è proprio bello, secondo me. Vabbè, comunque, signori miei, io vi do appuntamento al prossimo episodio della Crazy Lock. Spero che questo vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate dai social in descrizione, rispondete alla domanda del giorno che troverete, come al solito, nella sidebar. E noi ci becchiamo in un prossimo video.